Ci sono delle montagne molto significative nella vita di Gesù Cristo, ma molto significative anche per la vita di ciascuno di noi. La prima montagna in cui si imbatte Gesù è la montagna della tentazione, dove il demonio lo tenta, cerca di ingannarlo, gli fa credere che nell'autosufficienza, nella non dipendenza da Dio Padre, sta la serenità, sta la pace, sta la vita. La seconda montagna è la montagna della beatitudini. Le beatitudini sono le doti che il cristiano ha in comune con Gesù Cristo, sono la fotografia del cristiano. Su questa montagna Gesù dice e insegna come l'uomo può essere felice. Beati i miti, beati gli oppressi, beati coloro che subiscono violenza a causa della giustizia, beati i misericordiosi perché di essi è il regno dei cieli e così via. Sono aspetti del cristiano, è la foto del cristiano adulto. Ci sarà un'altra montagna molto significativa che è la montagna della Trasfigurazione. Anche questa, dico, fa parte della vita del cristiano, è una fase della vita del cristiano. È la fase in cui Gesù si rivela, ti fa pregustare qual è il rapporto con lui e la gioia che questo rapporto con lui ti può dare, soprattutto nella preghiera, nella contemplazione, nel poterlo assumere nell'Eucaristia. Ci sarà poi la montagna dell'ascensione, la montagna in cui Gesù Cristo sale al cielo e dimostra che con lui noi possiamo salire al cielo, cioè essere deificati. In fondo ci mostra qual è la meta della nostra vita, diventare figli con il Figlio che è Gesù Cristo, insieme a lui e in lui. Ma fra queste montagne, e l'ultima, quella dicevo dell'ascensione, ce n'è un'altra che è la montagna della croce, il Getsemani. Allora, questa forse è la più difficile da scalare, ma è la montagna che prima o poi dovrà passare, con la quale noi dovremo confrontarci. Dicevo la montagna della croce, perché non si può salire al cielo se prima non si è passati attraverso la montagna della croce. Ciascuno di noi ha una croce, il Signore ci dà dei momenti in cui ci rivela il suo amore, dei momenti in cui ci libera dalle tentazioni, ci dà la forza di superare le tentazioni e ci dà dei momenti in cui la vita diventa tenebra, in cui l'immagine di Dio Padre si sfoca, si perde i suoi connotati, non è più rintracciabile. Ma il fatto che Gesù ci faccia assaporare, prima di farci incontrare con la croce, dei momenti di profonda confidenza e di gioia in Lui, questa è la prova che Lui ci ama, è la prova che conosce la nostra debolezza e vuole venire incontro a noi con delle esperienze forti. Questo è un po' il significato della festa dell'Ascensione, questo è un po' il significato soprattutto della festa della Trasfigurazione che noi celebriamo questa domenica. Cioè il Signore ci concede dei momenti di comunione profonda con Lui perché sa che prima o poi dovremo affrontare il passaggio della croce per entrare nella vita eterna.